Diano, al centro storico di Siderno. ...5.990 buoni motivi per venirci a trovare. Il resto è solo pubblicità. Ritorto Mobili presenta Full Casa, la promozione ideata e progettata per te. Arreda la tua casa ad un prezzo eccezionale, solo 5.990 euro. Cucina completa di elettrodomestici, tavole, sedie, parete attrezzata e camera da letto di alta qualità e dal design moderno e funzionale. Ritorto Mobili ti consente di personalizzare ogni dettaglio con finiture e colori a tua scelta, adattando la promozione Full Casa ai tuoi gusti e ai tuoi spazi. Ritorto Mobili sceglie da sempre il meglio per te. E allora cosa aspetti? Esprimi un desiderio. Ritorto Mobili, a Gioiosa Ionica. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Al centro di Siderno trovi Parisi Fashion, il nuovo modo di vestire alla moda e indossare capi delle migliori marche. Alviero Martini, Hermon & Plain, Siviglia. Heritage, Calvin Klein, Mastai Ferretti, Desigual, Lucky Luke. Fix Design, Braccialini, Crizia, Diana Gallesi e molti altri ancora. Per uno shopping glamour che fonde il design con le ultime tendenze, Parisi Fashion. Condominio La Galleria, primo piano, sopra BNL. A Siderno, in Piazza Risorgimento, apre il nuovo centro polivalente. Grazie alle nostre apparecchiature brevettate e più di 26 anni di esperienza, ti liberiamo dal vizio del fumo con una seduta di 20 minuti, ti aiutiamo a perdere fino a 30 kg di peso senza diete né farmaci e ti aiutiamo a combattere ansia, stress e depressione. Presso il nostro centro si effettuano anche corsi preparto con un'esperta ostetrica e corsi di yoga con insegnante professionista. Chiama subito per fissare un primo consulto gratuito dove effettueremo test specifici in base al tuo problema e saprai subito i benefici che potrai ottenere con le nostre apparecchiature. Centro Polivalente Siderno, da 26 anni al vostro servizio. Nello studio di architettura e materia trova lo spazio lo showroom Cars, produttore di parquet prefinito. Cars, nelle sue sette essenze lignee, prassino, faggio, rovere, acero canadese, ciliegio, noce e jarrà, ha creato quattro collezioni. Collezione Supreme, collezione Original, collezione Spirit, collezione Linea. Affrettati, Arredo Alvaro effettua sconti dal 50 al 70% su tutta la merce in esposizione per il nuovo showroom. Arredi Alvaro lo trovi nella zona industriale di Siderno. Siamo aperti anche tutta la domenica.
Martedì 25 ottobre, ben ritrovati a tutti, rassegna stampa di Telemia, rigorosamente in diretta per quella che è la nostra prima pagina di informazioni che ogni mattina vi offre la nostra emittente. Oggi la nostra rassegna stampa si arricchisce di un nuovo quotidiano in edicola da oggi, si chiama Cronache del Calabria, eccolo in questa subito visione che arriva puntualmente sui vostri schermi. Approfondiremo le pagine di Cronache delle Calabrie già da oggi, soprattutto quelle locali e quelle regionali. Possiamo staccare sulle Cronache del Calabria, il giornale è diretto dal direttore Paolo Guzzanti. Bene, possiamo tranquillamente occuparci adesso di quelle che sono le notizie del giorno, sono veramente tante, come al solito in primo piano. Anche oggi si parla tantissimo dell'aeroporto, la Sogas a Reggio Calabria è fallita. Andiamo subito a dare un'occhiata a quelle che sono le notizie di prima pagina, iniziando con il quotidiano del Sud. Ecco dove è nascosto il tesoretto, conti e sprechi. La società che ha vinto un apposito bando ha individuato oltre 10.000 beni. Provincia per provincia il numero degli immobili della regione non inventariati. E poi la vicenda Platini, ancora si parla oggi questo caso, il funerale vietato diventa un caso, dura posizione dei vescovi, la mafia è fuori dalla chiesa, avete Monsignor Bertolone in questa foto. Per quanto riguarda l'argomento migranti, ad Amendolara profughi lasciati in hotel senza accoglienza, vedete alcuni migranti davanti all'hotel ad Amendolara e in queste ultime ore ci sono stati diversi sbarchi. Ancora taglio basso, Reggio Pastore indagato per stalking, dalla questura arriva un verbale di ammonimento per Massimo Ripepi e consigliere comunale, leader della chiesa cristiana non cattolica, pace. E ancora Sogas, vedete la notizia, Sogas seppellita da 9 milioni di debiti, inchiesta Dirty Soccer, si ama la giudiziaria, notifiche per oltre i termini, processi nulli anche per le squadre calabresi. E poi due flash per quanto riguarda il taglio basso, Pidoma Mertina, Don Tropea si spacciava anche per carabiniere. E poi ancora Gioia Tauro, sempre dalla piana, per la cronaca, la droga nascosta tra i polli congelati. Lasciamo il quotidiano del Sud e ci occupiamo adesso del nuovo giornale in edicola da questa mattina, Cronache delle Calabrie. Vedete subito la prima pagina, questa è l'edizione di Reggio Calabria, ombre cinesi sul porto di Gioia Tauro, Pechino compra l'Andrangheta e le grandi mafie. E ancora vedete un boss del Crotonese mette la ratta in imbarazzo, le intercettazioni di Six Tunes certificano l'incontro. E poi c'è l'editoriale del direttore Paolo Guzzanti e ancora il saluto del, questo è l'editoriale di Paolo Guzzanti e poi il saluto dell'editore di Francesco Armentano, poi lo scopriremo all'interno questo nuovissimo quotidiano calabrese. Gazzetta del Sud, lo dicevamo in apertura, a aeroporto la Sogas è fallita, i giudici danno merito alla provincia e bacchettano regione e comune, il tribunale ha concesso 3 mesi di esercizio provvisorio per scongiurare la chiusura dello scalo regino. A Rosarno ieri invece è stata presentata la legge contro il caporalato, alla presenza tra l'altro di Martina, eccolo nel suo articolato intervento, mai più schiavi nei campi, ha detto Martina. Ecco il virgolettato, una svolta storica, il ministro Martina parla di momento fondamentale nella lotta al caporalato. E ancora costi della politica, ennesimo scontro, e andiamo subito al taglio alto, il titolo sottotestata, colpiti i clan Coluccio e Bellocco, la DDA sorpresa deposita noviata al processo Acero Crupi. Secondo il PM De Bennardo, che appare in questa foto, alcuni imputati avrebbero favorito le famiglie di Marina Di Gioia e Rosarno, l'approfondimento nelle pagine regionali tra poco. E ancora scuole chiuse, l'inchiesta si allarga a Reggio Calabria, il CEDER è sede della procura. Occupiamoci di spalla gli occhielli di Reggio e provincia, iniziando
da Oppido, notizia che oggi domina in tutte le testate calabresi. Il GUP, parroco consapevole di relazionarsi con i minorenni. E ancora Gioia Tauro sequestrata al porto, 19 kg di cocaina, questo per la cronaca. San Ferdinando, campagna elettorale in un clima ovattato, si voterà dunque a novembre e la campagna elettorale a San Ferdinando entra nel vivo. Caologna, da una botola spuntano lupara e munizioni, questo per la cronaca, notizie che approfondiremo a pagina 35. E poi per la salute, vedete il taglio basso, Mattarella sconsiderato criticare i vaccini, dice il Presidente della Repubblica. Lasciamo anche Gazzetta del Sud, iniziamo ad analizzare i temi più importanti. Quest'oggi l'apertura la dedichiamo al Nuovo Quotidiano in edicola da questa mattina, cronache delle Calabrie, poi ci occuperemo anche del nostro portale a termine della prima parte, abbiamo detto delle ombre cinesi e andiamo subito a sfogliare le cronache di Calabria all'interno per capire come riporta le notizie per quanto riguarda soprattutto le pagine regionali. Tiene banco il caso Barbaro, andiamo a dare un'occhiata in questo ampio servizio di analista Costanzo. Il Paese si schiera con Don Giuseppe, vedete, sui funerali vietati dal questore, il parroco ha difeso il diritto di un defunto alla celebrazione della messa. E poi c'è anche la riflessione a fianco, l'uomo prima del debutto. E poi tutti in piazza, ma la libertà non c'è. Il sindaco di Corsico organizza per oggi un corteo contro la 'ndrangheta. La vicenda è quella relativa alla festa dello stocco che è stata annullata, polemica sul nome del parente del boss e sul manifesto della sagra. Si chiama Citra e Ultra Black Money, giudici ricusati, la pagina è la numero 7, ci stiamo abituando dunque a dare un'occhiata nelle pagine regionali e soprattutto per capire come le cronache Calabria ha inserito le notizie all'interno. Black Money, dicevamo, giudici ricusati, atti al presidente del Tribunale di Vibo che dovrà decidere se sostituire due dei tre membri del collegio. Andiamo avanti, arriva in consiglio invece il piano trasporti, la pagina si chiama Dentro il Palazzo. Torna a riunirsi oggi l'Assemblea Calabrese per esaminare le 10 macro azioni predisposte dall'assessore alla logistica Francesco Russo per rivoluzionare il sistema, un atto che la regione aspetta fin dal 1997. E ancora 30 milioni di euro invece per l'innovazione delle imprese calabresi, presentati alla Camera di Commercio i bandi macchinari e impianti e Horizon, in ballo i finanziamenti del POR per le aziende che vogliono mettersi al passo con i tempi. Andiamo ancora ad occuparci delle altre notizie all'interno, l'incontro tra la ratta e il boss crotonese, la pagina è la numero 10, l'indagine, poi ancora vedete il taglio basso fiducioso sulle attività di mia competenza. Invece a pagina 11 si parla di maltrattamenti su anziani e disabili, in questa foto appare Eugenio Facciolla, blitz dei carabinieri in tre strutture di Laino Borgo e Villa Piana, sotto inchiesta ci sono i due responsabili della struttura. Ad Amendolare invece la vicenda migranti, lo anticipavamo nei titoli di apertura, migranti rinchiusi a tempo indeterminato, gli attivisti affermano condizioni igieniche veramente inumane. E poi per le cronachelle, li chiama così questo Nuovo Quotidiano calabrese da oggi in edicola, come dicevamo, cronache delle Calabrie, il scioglimento del comune di Tropea, il TAR dispone l'acquisizione degli atti. A Crotone invece, lo dicevamo, ancora sbarchi, ne sono sbarcati 358 profughi in queste ultime ore. E ancora sequestrati 19 kg di cocaina invece al porto di Gioia Tauro. Andiamo avanti, ci andiamo ad occupare adesso delle altre notizie per quanto riguarda le pagine di Reggio Ufficiale. Sogas è fallita, lo dicevamo, oggi è notizia che domina in tutte le testate calabresi. Tutto come previsto, il tribunale chiude la partita, ma al Tito Minniti si continuerà ancora a volare e questa alla fine è la buona notizia. Per quanto riguarda invece le pagine che ci interessano molto da vicino, apriamo prima quelle della Piana, subito dopo quella della Loggia.
ocride, piana in primo piano, caporalato, presentata la legge, vedete il titolo. Rosarno, Martina afferma, i diritti generano reddito, ma il settore è in crisi. Ora il piano straordinario di investimenti, il sindaco di Rosarno i dà in carica dopo la vittoria del 5 giugno, bene la normativa, dice, ma i nostri produttori sono ridotti alla fame. E ancora, cosa introduce il provvedimento? Andiamo ad occuparci di pagina 25, così ci occupiamo anche di strade, strade dissestate. Prosegue la class action contro la provincia, l'azione è stata promossa dalla Confconsumatori, vedete una delle tante buche sulla strada provinciale 46, situazione sempre più difficile per quanto riguarda la viabilità nel territorio pianigiano. La denuncia, l'immobilismo della provincia ha aggravato senza dubbio la situazione. Poi politica da Cittanova, politica silente su mafia e solerte sulle rapine. Ancora da Taurianova, tutto in famiglia, confermate le condanne. Lasciamo le pagine della Piana e andiamo ad occuparci subito di Locride. Queste sono le pagine del comprensorio, vedete in grande la scritta Locride e poi la giudiziaria subito in apertura. Acero, colpo di scena. Il PM De Bennardo sorprende tutti depositando nuovi atti su alcuni degli indagati nell'inchiesta sulle intercettazioni contenute nell'inchiesta Ciro Crupi e sotto il procuratore Antonio De Bennardo. Caulogna, trovati fucili e munizioni. E poi ad Amonastara Cerruga, non vedo dunque non parlo. Confine 2, dopo gli arresti di qualche settimana fa, conclusi ieri mattina gli interrogatori di garanzia degli arrestati. Voltiamo pagina, sono ben 3 le pagine che il nuovo quotidiano Cronache delle Calabre dedica al comprensorio. Guttà e Fragomeni, la guerrella infinita, siamo a quello che è il fuoco incrociato al comune di Siderno, all'interno dell'amministrazione comunale c'è l'opposizione che incalza la maggioranza e poi un botta e risposta tra l'assessore Guttà e Fragomeni, segretario anche del PD della città. Fuoco incrociato dunque, ancora dunque guerrella infinita, in atto un'opera di corruzione elettorale da Roccella, invece le accuse dei parlamentari pentastellate compatti sul no al referendum di dicembre, domenica il Movimento 5 Stelle ha tenuto un'importante iniziativa qui a Roccella. Occupiamoci di statale 106, la notizia arriva da Bovalino Rocca, meno abusivismo e più rotatorie sicure, dopo l'ultimo incidente il sindaco di Benestare rilancia. E ancora impianti sportivi da Monasterace, pioggia di euro a Donisi invece di Siderno. Donisi è quella piazza che non sa da fare, l'associazione culturale Libra chiede interventi e tempi certi al comune. Abbiamo completato con quelle che erano le notizie della Locride, vediamo come vengono impaginate anche le notizie dello sport all'interno di questo nuovo quotidiano che stiamo ospitando oggi in apertura nella nostra rassegna stampa. Il Baby Milan all'esame Marassi, domani intanto si torna in campo. Crotone, si dimette Gualtieri, il vicepresidente del Crotone, aria di crisi naturalmente in casa Crotone dopo l'ennesima sconfitta, questa volta Lezio Scida contro il Napoli. E poi i temi calabresi con le squadre della regione Cosenza e quel problema del gol, Cosenza che arriva da una sconfitta a Catanzaro, un pari per ripartire, vedete il nuovo allenatore del Catanzaro Zavettiere. E poi Regina, la riflessione dopo la batosta, veramente irriconoscibile la squadra amaranto dopo la sconfitta di domenica sera all'Oreste Granillo contro il Matera. Il bomber Coralli, chiedo scusa a tifosi e società, è stato uno dei pochi che si è salvato nella formazione amaranto. Il presidente Praticò, mi spiace, dice, per questa sconfitta, i nostri supporter non la meritavano, nonostante i passi in avanti registrati nelle scorse gare la difesa non tiene contro Matera. Amaranto illusi dopo la rete messa a segno da Coralli ad inizio ripresa. A Vibbo il Costantino resta in sella malgrado l'ennesima sconfitta, momento difficile anche per la Vibonese, vedete l'allenatore della Vibonese Massimo Costantino, la società calabrese dà ancora fiducia all'attuale tecnico. Vediamo se ci sono altre notizie che riguardano il calcio, la Serie D molto ricca e nutrita, la pagina sportiva del nuovo quotidiano, il Rende va di corsa, ritrova Gigliotti e poi vedete momento magico anche per la Parmese, Castrovillari, Franco Viola medita l'addio, l'ennesima sconfitta
del Castrovillari, vedete Franco Viola che medita di lasciare la formazione del Castrovillari, poi c'è spazio anche per il rugby e per gli altri sport. Bene, abbiamo così completato, abbiamo dato un'occhiata alle cronache delle Calabria che, ricordo, da questa mattina è già presente in edicola. Questa mattina abbiamo voluto dedicare la nostra apertura, lo abbiamo ospitato per la prima volta all'interno della nostra rassegna stampa per arricchirla sempre di più con più notizie che naturalmente troveremo anche nelle altre due testate calabresi, due testate tradizionali che ritroveremo subito, Il Quotidiano e Gazzetta del Sud. La prima parte prosegue dunque con la lettura del quotidiano, delle notizie di primo piano, subito all'interno le pagine regionali, tiene banco la politica con la campagna referendaria che va avanti in attesa del voto del 4 dicembre, ma soprattutto ci sono le notizie che riguardano l'iniziativa di ieri a Rosarno, da Rosarno contro il caporalato. Vedete, nel 2010 centinaia di braccianti africani in rivolta dai campi si riversarono tra le strade per chiedere diritti e dignità. E ancora, un lavoro sinergico tra politica, sindacati e associazioni, gli interventi, battagliare i prezzi imposti per combattere lo sfruttamento. La prima tappa intanto del ministro, vedete un momento del ministro, dell'intervento del ministro Martini, e poi l'arrivo a Rosarno del ministro delle politiche agricole e forestali, accolto senza dubbio da tantissime autorità civili e politiche. Beni e sprechi, pagina numero 7, ecco dov'è il tesoretto regionale. La società immobiliare romana, che ha vinto un apposito bando, ha individuato oltre 10.000 beni, provincia per provincia, dove sono gli immobili della regione non inventariati. Ancora, ci occupiamo adesso di migranti, situazione sempre più difficile in Calabria, dove gli sbarchi proseguono. Chiude Calais, vergogna europea. Iniziato lo sgombero della giungla ai confini con la Gran Bretagna, nell'area più di 8.000 profughi, circa 2.000 sono stati già trasferiti. Le nazioni confinanti pronte a rafforzare le frontiere. Nelle tendopoli francesi migliaia di persone hanno vissuto senza assistenza. Intanto vedete i dati parlano chiaro, oltre 153.000 sbarchi in Italia da gennaio 2016, ormai record di sbarchi in Italia, e dobbiamo dire che in Calabria c'è il dato più alto. Negli ultimi tre giorni recuperate 34 salme, tra di loro erano bambine, già il 10% in più delle cifre registrate nel corso del 2015, 167.000 nelle strutture. E non si ferma qui l'ondata di sbarchi e destinata ancora a proseguire. Profughi senza accoglienza, la pagina è la numero 9. Andiamo ancora avanti con le notizie del giorno. A Mendolara, grave situazione sanitaria per 120 ospitati in un hotel. Sarebbero dovuti rimanere per 3 o 4 giorni, lasciati lì da settembre. E poi c'è il caso, vedete di spalla, il sindaco di Trebisacce, nelle strutture zero controlli, dice il sindaco di Trebisacce. L'emergenza, ancora sbarchi, come dicevamo, in 358 arrivati nel porto di Crotone, approdati anche 14 minori non accompagnati che dovranno essere inseriti nelle strutture calabresi. Sono arrivati in 358 i migranti che ieri sono sbarcati nel porto di Crotone ad accogliere la task force programmata dalla prefettura di Crotone. Lasciamo le pagine di primo piano, apriamo un'altra pagina importante, quelle relative alle notizie Calabria che anticipano i temi locali. Morte del boss, tiene banco il caso Barbaro, i funerali privati dunque che ci sono stati a Platì, il funerale vietato diventa dunque un caso. Monsignor Oliva, il vescovo della diocesi di Locri-Gerace, afferma da parte mia ferma condanna dell'Andrangheta. I vescovi reagiscono durante l'iniziativa di ricorrere di Don Svanera, parroco di Platì. E poi il caso, vedete, Don Tropea si spacciava per carabiniere oltre che per professore di educazione fisica, il sacerdote arrestato e condannato per prostituzione minorile, ecco Don Antonello Tropea in questa foto. Andiamo avanti, omicidio Silletta, il doppio tranello, la pagina numero 13. Per la giudiziaria la vittima fu tratta in inganno con la scusa della vendita di un vitello. Dunque, per quanto riguarda la vicenda, vedete la foto, l'uscita dei mezzi dalla caserma dei carabinieri di Crotone al Blitz. A San Giovanni in Fiore invece il valore della cittadinanza
attiva. Donenio Stamile pizzica anche Gratteri dopo l'operazione della DDA, incontro di Libera con i ragazzi. Se ancora a fianco a pagina 13 troviamo quest'altra notizia: giudice contro il quotidiano, non dovete pubblicare ma il tribunale gli dà torto, vicenda di Potenza, decisione ad Avellino. Lasciamo la pagina 13, proseguiamo. Catanzaro, provincia, il nuovo consiglio dopo il voto di domenica. Trionfa il modello collegiale, la lista Insieme conquista 7 seggi. Il presidente Bruno conserva la maggioranza. Oggi intanto la proclamazione. Saranno proclamati questa mattina a mezzogiorno dunque i 12 candidati eletti al Consiglio Provinciale di Catanzaro dopo la tornata elettorale di domenica 23 ottobre. Hanno espresso il proprio voto, ponderato 817 amministratori sugli 880 aventi diritto a partecipare alle elezioni di secondo livello. Dunque la lista Insieme conquista 7 seggi. Nella stessa pagina i dati, la classifica dei parlamentari per presenze in aula. Prima è la Lo Moro, ultima la Santelli, a fianco Rossano, riconversione centrale Enel, 6 proposte per quanto riguarda la riconversione. A Reggio Calabria seppellita da 9 milioni di debiti. Ci occupiamo adesso del fallimento di Sogas al Tito Minniti. Lo scalo non chiude grazie all'esercizio provvisorio per 3 mesi. Intanto taglio ai dipendenti. A Crotone, ancora per parlare di aeroporto, scalo Sant'Anna, giorni contati verso il no al ricorso della Sagas al TAR. Occupiamoci adesso di cronaca, ci spostiamo sulla piana Gioia Tauro, la droga nascosta tra i polli congelati, lo anticipavamo già prima, questa notizia trovata suddivisa in 17 panetti proprio al porto dall'inizio dell'anno, 11 quintali sequestrati, 19 kg di cocaina per un valore di 4 milioni. E poi l'omicidio Greco, vedete sono stati assolti i due carabinieri, questo per la giudiziaria, ecco in questa foto Sandro Greco, la corte di Assise di Cosenza ha deciso uso legittimo delle armi, erano accusati di avere volontariamente ucciso un 37enne nello scorso gennaio. Ancora Vibo Valencia, due giudici lasciano il processo ma gli altri sono quasi tutti incompatibili, nuova grana sul tribunale vibonese. Poi nel taglio basso si legge, perquisizioni in 3 case di riposo, indagini per ipotesi di maltrattamento a Laino e Villa Piana, lo dicevamo già prima, ci sono state queste perquisizioni, queste 3 case di riposo per presunti maltrattamenti ad anziani e disabili. Andiamo a completare, ci occupiamo di città metropolitana, quella di Reggio Nervitesi, del sindaco salta la seduta, si doveva presentare lo statuto, il nodo modifiche. Lamberto obietta, il ruolo del duce o del principe appartiene ad altri tempi. Vedete la sala delle adunanze di Palazzo Alvaro ed accanto qui appare il sindaco di Gioiosa, unica espressione della vallata del Torbido e della Locride, insieme a Chieti Belcastro, Salvatore Fuda. Era l'ultima notizia per quanto guardava le pagine di Reggio, ne apriamo adesso un'altra molto importante, quella della Grecanica prima e della Locride dopo, per proseguire con le notizie del giorno. Bomba stuprata, il Consiglio ignora. Melito Portosalvo, il caso Maddalena resta fuori dalla seduta di giovedì. La bimba dunque stuprata, la vicenda di qualche mese fa, dunque il Consiglio ignora in una seduta importante. Erroneamente abbiamo detto bomba, ma invece si tratta della vicenda di Melito, della bimba stuprata qualche giorno fa. C'è stata anche la manifestazione a Reggio, la richiesta della minoranza non accolta dalla presidenza dell'Assise, vedete il municipio di Melito Portosalvo. Dunque a distanza di mesi il presidente del Consiglio Fabiana Cozzupoli ha convocato il Consiglio, una seduta prevista per il prossimo 27 ottobre alle ore 16 presso la sala del Consiglio Comunale di Melito. A capo sfartivento, motopesca in barca acqua, salvataggio in alto mare, intervento della capitaneria, elicottero e motovedette in soccorso di 6 persone. Andiamo ad occuparci di Locride, Siderno, Forza Italia, le ultime nomine creano malumori sotto traccia. Vedete in questa foto l'ex sindaco della città di Locride, Francesco Macri. Macri e Musco, gli unici rappresentanti del territorio. A Caologna invece bilancio, occupazione e servizi assistenziali in Consiglio Comunale, seduta straordinaria per dunque il Consiglio Comunale di domani a Caologna alle
ore 18. A proposito di questo, parleremo questa sera nel 60 News con il dottor Attilio Tucci, che sarà il nostro ospite per parlare dunque di questo consiglio, ma anche dell'attività amministrativa caoloniese, di referendum e di politica sia regionale che nazionale. Una bella conversazione con il consigliere di opposizione ed ex assessore provinciale, dottor Attilio Tucci, alle 19 dunque questa sera nel 60 News. Caolonia, che tra l'altro nei prossimi mesi sarà interessato al rinnovo del consiglio comunale, si voterà in primavera. Ardore, andiamo ad occuparci delle altre notizie. Sottopasso ferroviario, ci siamo. Dopo lungaggini burocratiche, approvato il nuovo progetto esecutivo. Il vice sindaco gongola, opera strategica, dice. Ora gara d'appalto e via ai lavori. Vedete, Giovanni Teotino è il vice sindaco della città di Ardore. Marina di Gioiosa Ionica torna alla raccolta. Via oli, indumenti e accessori. A Monasterace, pulizia del canalone Vidicà, vegetazione abbattuta, consorzio di bonifica all'opera, e qui lavori al canalone. Monasterace, il 4 dicembre, un no a 5 Stelle contro la riforma Renzi Verdini, grillini in piazza verso il referendum. A Caolonia, per la cronaca, un fucile, munizioni nascosti in una botola nell'Allaro, operazione da parte dei carabinieri. Vedete la botola in cui sono stati trovati fucili e armi, dunque a Caolonia. Siamo già alla Piana, ci occupiamo subito di Cittanova, seduta preceduta dai veleni. Alla vigilia del Consiglio Comunale, insulti verbali e manifesti sfregiati. La coalizione si stringe attorno al sindaco e valuta azioni anche legali. Vedete una seduta consigliare. A Gioia Tauro, tra i lavoratori portuali, prende piede il sindacato Confial, delusi per l'avvertenza MCT, la crisi del porto di Gioia. Taurianova invece, eventi invernali, si lavora per il ricco programma, l'attività dell'assessore Loprete. A Palmi, Barilari sul clima preelettorale, capi popolo senza idee per la città. Vedete Antonio Barilari in questa foto, l'esponente del centro-sinistra attacca intanto gli amministratori. Anche Palmi sarà interessato al voto di primavera per rinnovare il consiglio comunale, ultimi mesi di lavoro per il sindaco Barone. Polistena, incontro sulla legalità con la giornalista Angeli. A Polistena ancora, tappa di Metup per le ragioni del no in vista del referendum. Ancora Piana, per completare, il vice sindaco si dimette. Vediamo subito questa notizia. Gioia Tauro, invito ai militanti a non disperdere i valori fondanti della destra. Fratelli d'Italia lascia per motivi personali in un momento in cui il partito deve organizzarsi. Nessuna diatriba politica, necessari profili di qualità. Vedete Anna Maria Stanganelli che si dimette da FDI. Polistena, l'ex alunno scrive un libro sul filosofo Valenti, gesto d'amore nei confronti del suo prof. Cinque Frondi, Calabria Tricolore illustra invece le ragioni del no, mobilitazione per il referendum. Era l'ultima notizia per quanto riguardava la Piana. Abbiamo completato anche con il quotidiano del Sud. A Crotone finisce l'era Gualtieri, si dimette il vicepresidente del Crotone. Regina, ora serve a reagire, ripresa della preparazione per gli Amaranto. Vedete, dopo la sconfitta pesante di domenica contro il Matera, in questa foto Zeman, l'allenatore che dunque ha percepito in maniera non positiva questa sconfitta, e certamente adesso cercherà di tenere alta l'attenzione dei suoi in vista dei prossimi impegni. Gioiese torna il sorriso, ma per salvarsi bisognerà lottare e soffrire fino alla fine, lo dice Rolando Megna, che ha ottenuto una bella vittoria con l'Africo domenica. Era l'ultima notizia per quanto riguardava il quotidiano del Sud, che dedica tanto spazio al calcio dilettantistico oggi nelle pagine naturalmente regionali. Tra poco ci occuperemo di Gazzetta, nel frattempo si completa la nostra prima parte. Questo è il filone finale della nostra rassegna stampa con le notizie del giorno. Come al solito, spazio al nostro portale per vedere le ultimissime sul nostro sito. Iniziamo a parlare di Dirty Soccer 3. Il deferimento è improcedibile, nessuna sanzione per la Palmese e per tutti gli altri club coinvolti. E poi per la cronaca, vedete, ucciso a posto di blocco, uso legittimo delle armi, carabinieri assolti da omicidio volontario. Per chi non ha visto le nostre rubriche serali di ieri, ci sono direttamente sul nostro portale Fatti e Misfatti e il nostro 60 News. E ancora Siderno, in via della conciliazione, ritorna il doppio senso di circolazione. Ad Ardore, Forza Italia, il gruppo in provincia è ben rappresentato. Si rassereni, in Marando c'è una sorta di risposta che arriva puntualmente da Ardore, da Forza Italia. D'Africo, immobile confiscato, consegnato invece alla diocesi di Locri Gerace. Ancora Andrà
'Ndrangheta, il vescovo di Locri che appare in questa foto, Monsignor Oliva, rispettate disposizioni da parte del questore. Crotone si dimette, il vicepresidente Salvatore Gualtieri, la notizia è rimbalzata subito ieri sul nostro portale, e poi la vicenda anche dell'aeroporto, sono tutte notizie che abbiamo già anticipato anche attraverso i quotidiani calabresi, ma che in realtà erano sul nostro portale, questo per ricordarvi che noi siamo sempre in tempo reale con le news. Fallita società gestione di Reggio Calabria, la vicenda dell'aeroporto dello Stretto, non ci sono altre notizie importanti, possiamo staccare per il momento con il portale, che noi da qui alla fine terremo d'occhio per qualche aggiornamento che vi daremo dunque nel corso della nostra rassegna stampa. Pagine regionali in Calabria, ci occupiamo di Gazzetta, anche qui riflettori su quelle che sono le notizie del comprensorio, tantissime all'interno di Gazzetta, ma andiamo subito a dare un'occhiata prima a quelle che sono le pagine regionali per quanto concerne soprattutto l'iniziativa di ieri a Rosarno, il caporalato, il nuovo corso parte da Rosarno, la presenza di Martina, vedete tavolo della presidenza, presente anche il deputato Nicodemo Oliverio, il ministro Maurizio Martina e il sindaco di Rosarno Giuseppe Idà, insieme al governatore calabrese Mario Oliverio, eccolo nel momento del suo intervento. Soddisfatto Oliverio, che afferma adesso si aprono nuove prospettive per la nostra terra, governo detta la linea, andiamo avanti, l'Unione Europea deve puntare sugli investimenti e sulla crescita, gli italiani vogliono uno Stato moderno ed efficiente, il sì alla riforma va in questa direzione. Gli altri argomenti del giorno, taglio basso, i temi della sanità, i paletti del Consiglio di Stato, una sentenza conferma, le competenze del commissario ad acta e circoscrive quelle della regione, materia del contendere, il procedimento per l'emanazione di un'autorizzazione. Speditamente andiamo avanti a dare ancora un'occhiata a quelle che sono le pagine regionali in Calabria, vedete soli, abbandonati e maltrattati, case di riposo sotto inchiesta, la notizia oggi domina in tutti i quotidiani, blitz da parte dei carabinieri nei tre presidi per anziani di Laino, Borgo 2 e Villa Piana, indagati i responsabili delle strutture e della stessa cooperativa che gestisce le strutture dove sono ospitati i pazienti non autosufficienti, non è senza dubbio una bella pagina questa, perché gli anziani e soprattutto i disabili meritano un'attenzione particolare, ma soprattutto vanno protetti e non maltrattati, questo lo aggiungiamo noi. Il capo del PM di Castrovillare, Eugenio Facciolla, coordina la delicata inchiesta. Oppido, il prete era consapevole dei rapporti sessuali con i minori, un'altra vicenda molto grave, le motivazioni della condanna nella sentenza del GUP, le indagini della polizia hanno smascherato la doppia vita del religioso, adescava i ragazzini su internet spacciandosi per un professore di educazione fisica. Andiamo ad occuparci del taglio basso, ci spostiamo a Crotone, il solito sbarco se non fosse per Amadou, 6 anni solo sul molo e la mamma morta in mare, informato il tribunale, ora il piccolo è a casa di un assistente sociale, la situazione è stata seguita dall'ufficio immigrazione della questura, vedete sempre più minori sui barconi, ancora una volta minori tantissimi negli ultimi sbarchi che ci sono stati in questi ultimi giorni, tra cui quello di ieri a Crotone. La cocaina viaggiava tra le cosce di pollo, siamo alla cronaca, sequestrata al porto, 19 kg di sostanze stupefacenti, e poi Black Money, siamo alla giudiziaria, ora il processo rischia di arenarsi. Lasciamo le pagine regionali Calabria, ci avviamo verso la parte conclusiva della nostra rassegna stampa, abbiamo già detto della Piana, all'interno di Gazzetta ci occuperemo nel finale invece solo di Ionica, e andiamo subito a Locri, indagati e sequestri di beni ai clan Coluccio e Bellocco, atti sulle famiglie di Gioiosa Marina e Rosarno depositati in Acero Crupi, contestati intestazioni fittizie e infiltrazioni in appalti in Lombardia, Expo compresa, Liguria, Romania e Marocco, documentata anche un'estorsione, non sapete con chi avete a che fare, vi buttiamo giù i grattacieli, vedete in questa foto intanto Antonio De Bennardo, il sostituto della DDA Regina, che ha depositato gli atti al processo Acero Crupi, e ancora
presunto coinvolgimento di alcuni degli imputati. Ancora la vicenda, un approfondimento nel taglio basso. Il colpo di scena di ieri ha fatto slittare l'inizio della discussione. Nel filone reggino, in 38 rispondono di associazione mafiosa e traffico di droga. Tra un mese a Locri avrà inizio anche il procedimento con il rito ordinario. Andiamo avanti e cambiamo argomento. Appare in questa foto il sindaco della città di Locri, Giovanni Calabrese. Il primo cittadino annuncia l'intenzione di andare fino in fondo a processo per diffamazione. Calabrese non vedo l'ora, dice, a seguito della querela di Cavo e Mammoliti. Il sindaco è intenzionato ad esplicitare le allusioni fatte davanti al Consiglio. Alla prossima udienza, il 23 gennaio, previste le dichiarazioni delle parti. E ancora appuntamento a Epizefiri con le nuove archeoscoperte. Riferiranno in un convegno gli studiosi della Normale di Pisa. Occupiamoci di viabilità. Assessore finisce nel mirino. La Ghiarelle di Siderno, se ne occupa Gazzetta con Aristide Bava. Dalla capogruppo replica al veleno sul senso unico di via della Conciliazione. Fragomini, Guttà approssimativo. Non esiste una segnaletica provvisoria. La segretaria del PD si è operato, dice, senza effettuare alcuno studio propedeutico. Ecco la Maria Teresa Fragomini, segretario del PD di Siderno. Non si placano un po' le polemiche, soprattutto sulla viabilità, con l'assessore Guttà che finisce nel mirino. Aula Magna intitolata al compianto De Leo a Siderno, ancora l'Istituto Marconi, la targa che ricorda l'ex preside scoperta alla presenza dei familiari. A Caologna la notizia di cronaca riportata anche da Gazzetta con questo titolo: da una botola dell'acquedotto spuntano lupare e munizioni trovate dai carabinieri impegnati in un controllo del territorio. Sempre a Caologna, Don Cotardo a sorpresa riapre l'Immacolata dopo un lungo periodo di sospensione delle celebrazioni. Da oggi pomeriggio presso la chiesa dell'Immacolata e Anime del Purgatorio, con appuntamento quotidiano alle 17, avrà luogo la preghiera per il seminario della commemorazione dei defunti. Locri, vaccinarsi meglio con un bel sorriso. L'iniziativa del centro dell'ASPE diretto dal dottor Mammì. Vedete l'equipe, il personale artefice delle allegre vaccinazioni. Referendum, incontro con i 5 Stelle, l'iniziativa di domenica che ha visto un'ampia partecipazione a Roccella. Vieni per il no, chiediamo che la Costituzione sia rispettata e attuata. Vedete il comizio roccellese, deputati pentastellati e simpatizzanti in piazza a Roccella. Era questa l'ultima notizia per quanto riguardava Gazzetta del Sud. Abbiamo detto dello sport o le formazioni calabresi, che oggi un po' tutti riprenderanno la preparazione dopo gli impegni di sabato e domenica, in vista di quelli che saranno i prossimi impegni di campionato nel prossimo weekend. Oggi la nostra rassegna stampa si è arricchita della presenza del nuovo quotidiano calabrese, che ritroveremo anche domani, Cronache delle Calabrie, e noi vi ringraziamo per averci ospitato e per aver scelto ancora una volta l'informazione che stabilmente vi offre Telemia. Buona giornata a tutti. Nello studio di architettura e materia trova lo spazio lo showroom Cars, produttore di parquet prefinito. Cars, nelle sue 7 essenze lignee, Prassino, Faggio, Rovere, Acero Canadese, Ciliegio, Noce e Jarrà, ha creato 4 collezioni. Collezione Supreme, Collezione Original, Collezione Spirit, Collezione Linea. Affrettati, Arredo Alvaro effettua sconti dal 50 al 70% su tutta la merce in esposizione per il nuovo showroom. Arredi Alvaro lo trovi nella zona industriale di Siderno. Siamo aperti anche tutta la domenica.
Nail Cosmetic SAS di Francesco Meduri comunica che sono aperte le iscrizioni alla scuola professionale per parrucchieri. Nail Cosmetic è anche il tuo parrucchiere di fiducia e centro estetico. Problemi di caduta, forfara o capelli grassi, la risposta giusta è nei prodotti Nail Cosmetic con la nostra officina di produzione cosmetici. Prodotti personalizzati per parrucchieri ed estetisti. Info corsi 0964 29782. Nail Cosmetic SAS di Francesco Meduri, via Marconi a Locri. Belle ed affascinate, da una prospettiva lavorativa dinamica e sicura. Cantine Napoli Sbivongi, una tradizione che proviene dall'antica Caudon. La costante applicazione. Nasce il vino e Napoli Sbivongi, che sa narrare ad ogni sorso un mondo di emozioni e la sapiente arte di fare vino. Il vino di Sbivongi racconta una terra. Garantisce Napoli Sbivongi. Patrizia Papandrea Couture crea abiti sartoriali artigianali unici con i migliori tessuti italiani, pizzi e merletti, realizzate con antiche tecniche del tombolo e fuselli. Linee di prêt-à-porter e cerimonia donne e bimbi. Abiti che regalano emozioni uniche e che rendono ogni donna una donna di classe. Patrizia Papandrea Couture. Centro medico gastroenterologico e polispecialistico Endo Studio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, ecocolor doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via provinciale Contrada Riposo a Locri. La scienza medica al servizio del paziente. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini. Cabaret. Serate karaoke e balli di gruppo. Animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Locri e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324-69-077-28. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna.